105 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su un totale di 448 tamponi analizzati secondo i dati della regione aggiornati al 23 novembre, con un tasso di positività che risale al 23,43% contro l'8,6 di domenica. Sono molti i guariti, 1195 in un solo giorno, 11.054 in tutto e 4 decessi, 337 in totale dall'inizio della pandemia. Le persone ricoverate sono attualmente 451, 7 in più di ieri, dei quali 78 in terapia intensiva, 3 in più. Gli attualmente positivi scendono da 11.577 a 10.483. Fino ad oggi sono stati eseguiti in Umbria 390.826 tamponi. Tre lavoratori Treofan lunedì mattina sono saliti su un silo e si sono incatenati in segno di protesta nell'ambito della lotta contro la messa in liquidazione dell'azienda annunciata da Jindal. I dipendenti, prima di incatenarsi, sono scesi di nuovo in strada. L'occasione è stata quella della visita nel sito del liquidatore Ettore Del Borrello, che poco dopo le 10 ha varcato i cancelli del polo chimico di Piazzale Donegani. Ad attenderlo dipendenti, famiglie, sindacati, istituzioni e politici. Poi i lavoratori in corteo dalla portineria hanno raggiunto quella degli automezzi di strada di Sabbione, bloccando il traffico. Giù le mani dalla Treofan, il grido che si è alzato più volte dal corteo, al quale hanno partecipato alcune centinaia di persone. Alla manifestazione c'erano anche alcuni politici e sindacati umbri. Prosegue anche al servizio immunotrasfusionale dell'ospedale di Terni la raccolta di plasma iperimmune dalle persone che hanno avuto il Covid in forma asintomatica, almeno la febbre. I cittadini che vogliono candidarsi alla donazione, spiega il Santa Maria, possono chiamare il 0744 205679 dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13. Grazie agli anticorpi presenti, il plasma di chi è guarito dall'infezione da SARS-CoV-2 può infatti essere utilizzato per neutralizzare il virus o ridurre la carica virale in altri pazienti Covid-19. Ma ci sono, ricorda ancora l'azienda ospedaliera, criteri ben precisi per poter fare la donazione: è necessario essere stati sintomatici, almeno la febbre, essere negativi al tampone molecolare almeno da 28 giorni, avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, non aver avuto gravidanze e non essere stati mai trasfusi. All'ospedale di Terni finora sono state esaminate circa 20 persone, una risultata idonea. Ci sono comunque altre 25-30 persone candidate. Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è risultato negativo al tampone per la ricerca del Covid-19. La sua convalescenza prosegue all'ospedale universitario Agostino Gemelli di Roma, dove è ricoverato da giovedì 19 novembre. Sono invece stazionarie le condizioni del presidente della Conferenza Episcopale Umbra, sempre ricoverato al Gemelli, Renato Boccardo. Grazie per essere lì, per tutto il lavoro che avete fatto, per l'impegno di questi mesi, malgrado i cambi di programma, non vi siete scoraggiati, anzi. Inizia così il videomessaggio che Papa Francesco ha inviato ai giovani partecipanti di The Economy of Francisco, un patto che il Santo Padre ha voluto siglare virtualmente ad Assisi per una nuova economia a misura d'uomo. La gravità della situazione attuale, che la pandemia del Covid ha fatto risaltare ancora di più, esige una responsabile presa di coscienza di tutti gli attori sociali, di tutti noi, tra i quali voi avete un ruolo primario. Le conseguenze delle nostre azioni e decisioni vi toccheranno in prima persona, pertanto non potete rimanere fuori dai luoghi in cui si genera, non dico il vostro futuro, ma il vostro presente. Voi non potete restare fuori da dove si genera il presente e il futuro. O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra. I 115 paesi rivolgono l'invito a riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli altri per dar vita a questa cultura economica, capace di far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro a creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscalda i cuori, ridoni la forza alle mani e ispiri ai giovani, a tutti i giovani, nessuno escluso, la visione di un futuro racolmo della gioia del Vangelo. Grazie. La nostra ospite di adesso è Francesca Di Maolo, presidente del Serafico. Avvocato Di Maolo ha partecipato a The Economy of Francisco, un'iniziativa straordinaria, è voluta fortemente dal Santo Padre, che per effetto della pandemia ha subito uno stravolgimento nella sua realizzazione, che però insomma non è mancata di dire la sua come iniziativa su tutto il mondo. Presidente, lei e voi del Serafico, come avete partecipato?
Ma noi abbiamo subito accolto l'invito di Papa Francesco a dar vita a questo evento, perché l'economia e la salute sono due mondi strettamente connessi, e quindi qui nelle nostre realtà, non penso solo al Serafico, ma in tutte le realtà in cui ci si prende cura un po' della fragilità, avvertiamo e viviamo sulla pelle quelle che sono anche le ferite delle disuguaglianze e di un mondo che scarta. E quindi da lì è iniziata questa nostra attività, tanto da essere parte proprio del comitato organizzatore dell'evento di Papa Francesco. Quindi ne abbiamo preso parte proprio tra gli organizzatori. Assisi che si propone in qualche misura come, anche se vogliamo, alternativa, no? A quella che è la gestione della governance mondiale. Lei non sfugge assolutamente, vista la sua attenzione, quelli che sono i punti critici del mondo. Che ne dice? Ma diciamo subito, perché per quanto riguarda Assisi, Assisi ha proprio una vocazione nel messaggio economico, perché San Francesco e tutta la scuola francescana pongono le basi all'economia moderna, e qui noi lo vediamo, i conventi li abbiamo in città, li abbiamo tra la gente, ed è lì, da lì che bisogna ripartire, da quelli che sono i bisogni, le attese della gente, dal basso, senza soluzioni magiche, ma imparare che nella società nessuno deve essere escluso, e quindi provare a creare un sistema economico che sia inclusivo per design, non perché alla fine cerchiamo di tirare dentro qualcuno, ma perché lo pensiamo, lo progettiamo, riconoscendo la dignità ad ogni persona che ne fa parte. Abbiamo margini di manovra per riconvertire tutto? Se ci impegniamo tutti, sì, perché non possiamo mettere, diciamo, queste scelte nelle mani solamente di alcuni. Cioè, Yunus, uno dei premio Nobel, è uno degli economisti che ha preso parte anche a tutta questa manifestazione, ha detto una cosa semplice ai giovani che a me però ha colpito molto, no? Iniziate a chiedervi sempre delle cose che voi vedete, se quella cosa è una cosa buona o se una cosa è sbagliata, e se una cosa la vedete come sbagliata, iniziate a porvi un obiettivo e a immaginare strategie per realizzarlo. Io credo che questo deve guidarci non solo nell'economia, ma anche nella politica, in tutte le decisioni, in tutto il cammino quotidiano. Abbiamo bisogno che ognuno inizi un pochino a dire così, a porsi degli interrogativi, a porsi in modo critico rispetto alle cose che vede. Io parlo nell'ambito della salute, e nell'ambito della salute di cose che non vanno ne vedo tante, e noi dovremmo forse tutti insieme anche cercare, faccio più un discorso anche a livello nazionale, di rivedere il nostro sistema del welfare, non in un modo emergenziale, un sistema ormai obsoleto, ma se noi non ci prendiamo cura della fragilità, delle persone più fragili, delle persone malate, guardate, non ci sarà nessun progresso e nessun sviluppo per nessuno. Questa è la lezione del coronavirus, alla quale non possiamo rimanere indifferenti. E di fatto quello che lei dice mi fa ritornare la mente agli studi di medicina. La storia della medicina ci dimostra che dall'inizio del secolo scorso, dalla pandemia della spagnola a venire ad oggi, ci stiamo rendendo conto quanto poco è stato fatto. Di più, ci sono, per carità, alcune cure, certamente siamo in grado di capire chi è questo microorganismo, perché perlomeno c'è il microscopio elettronico, ma ha messo in discussione tutto e tutto quanto. Lei è in un presidio importantissimo, dove la salute è il vessillo della vostra attività. La faccio questa domanda: come vi state gestendo? È faticoso tantissimo, immagino, brevissimamente, ma glielo chiedo. È faticosissimo, è una lotta quotidiana, perché il virus corre veloce e quindi bisogna stare al suo passo, e fino a che sarà possibile prevenirlo, stargli davanti, quindi è faticosissimo. Qui al Serafico sono ricoverate persone già con disabilità molto gravi. Però vorrei anche aggiungere una cosa: non dimentichiamoci che i servizi sanitari nazionali sono nati tutti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando si voleva ridare, no, lo sviluppo ai paesi che uscivano dalla guerra. E
Io credo che sia importante ripartire da qui e leggo molto questo discorso al discorso economico. Grazie Presidente, è stata molto gentile questo rapido intervento al nostro telegiornale. Avremo spero altre occasioni, visto che la rete ci assiste anche per questo, e speriamo di avere tempi migliori. Grazie ancora. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata. Fra Mauro Gambetti, ex custode del Sacro Convento di Assisi, è stato ordinato vescovo per l'imposizione delle mani del legato pontificio per le basiliche papali, cardinale Agostino Vallini. La cerimonia è stata celebrata domenica pomeriggio nella Basilica Superiore di San Francesco. Fra Mauro Gambetti sarà creato cardinale nel Concistorio il 28 novembre. Ci sono momenti di svolta nella vita che talora comportano salti. Quello che sto vivendo lo considero come un tuffo dal trampolino in mare aperto, mentre mi sento ripetere Duc in Artum. Sono state le prime parole del francescano appena ordinato vescovo, secondo quanto riferisce la sala stampa del Sacro Convento. Ho vissuto settimane serene, ha aggiunto Fra Gambetti. Ho pregato, amato e accolto la benevolenza dei fratelli e delle sorelle che in tanti modi si sono fatti prossimi e mi hanno aiutato. Oggi ho ricevuto un dono incommensurabile e ora mi aspetto un tuffo in mare aperto, a dire il vero, non un semplice tuffo, ma un vero e proprio triplo salto mortale carpiato in posizione libera. La vedete, la nostra ospite, oggi è tutto al femminile questo telegiornale, la nostra ospite è la sindaca del comune di Assisi, l'ingegnere Stefania Proietti, grazie per essere intervenuta al telegiornale. Grazie direttore per questo invito. Allora, il sindaco, la sindaca, anzi come si suol dire per non fare del sessismo nella lingua, ieri ha partecipato ad una iniziativa straordinaria, quella della creazione di un nuovo vescovo, a breve sarà nuovo cardinale, e parliamo di Mauro Gambetti, cui va tutto il nostro affetto. La città di Assisi, sindaco, sempre più al centro tra The Economy of Francisco e questa grande iniziativa voluta sempre da Papa Francesco I, si ripropone la città di Assisi come volano e come mezzo e come crocevia di novità e di importanti trasformazioni. Non poteva mancare l'aspetto religioso. Prego. Eh sì, guarda, entrando in comune questa mattina ho esordito dicendo: ieri abbiamo vissuto un momento storico per Assisi, perché è proprio la prima volta che c'è l'ordinazione episcopale di un francescano nella Basilica Superiore, che poco dopo, neanche una settimana dopo, sarà appunto creato cardinale nel Concistoro. È davvero un momento storico legato a doppio filo alla nostra città, perché chi diventa cardinale, come ha ricordato ieri nell'impegno proprio il Santo Padre, l'impegno è stato letto, la richiesta del Santo Padre della creazione come cardinale di Mauro Gambetti è qualcuno che a livello più alto aiuta il Santo Padre nella sua missione di portare avanti la Chiesa universale, e questo qualcuno è la persona di Padre Mauro, una persona straordinaria, come ha ricordato lui, innanzitutto un uomo e poi un figlio spirituale di San Francesco, un francescano dopo 8 anni di Assisi, perché lui è stato custode. Ecco, questo percorso è unico nella storia della nostra città. Grazie sindaco. Grazie a te, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e lettori. Arrivederci. Generi alimentari più cari a Terni nel mese di ottobre, mentre l'università è più a buon mercato. Sono i dati che spiccano maggiormente dal bollettino mensile sull'andamento dell'inflazione in città diffuso dai servizi statistici. L'inflazione a Terni nel mese di ottobre torna appena sopra lo zero e si attesta a più 0,1%. A livello nazionale permane una situazione di deflazione, meno 0,3%. Come ormai da inizio pandemia continua l'andamento a sé stante registrato nei prezzi dei prodotti appartenenti al capitolo alimentari e bevande analcoliche. Su base annua l'inflazione calcolata soltanto per i prodotti di questo capitolo è pari a più 2,8%, lontanissimo dal più 0,1% dell'inflazione generale. I cambiamenti delle abitudini di consumo delle famiglie, la crisi economica e l'aumento della disoccupazione e le chiusure di diverse attività dovute al periodo di emergenza sanitaria
hanno modificato le scelte di consumo delle famiglie, che si sono concentrate principalmente sui prodotti alimentari, di cura della persona e della casa, e ciò ha sicuramente contribuito a determinare un andamento così distante tra l'inflazione generale e quella dei prodotti alimentari. Particolarmente rilevanti gli aumenti dei prezzi della frutta e della verdura. Meno care invece rispetto a ottobre dello scorso anno le tasse di iscrizione all'università, con un meno 4%. Dopo il tavolo tecnico e istituzionale anti-Covid è arrivato l'ok definitivo per l'appuntamento con il Natale di Terni, che animerà le principali piazze e vie del centro storico dall'8 dicembre fino al 6 gennaio. Prende avvio dunque il Natale a Terni l'8 dicembre, data in cui, oltre alla tradizionale accensione della stella di Miranda a risplendere sulla vallata ternana, sarà il Natale di luci, acqua e magia, organizzato dall'associazione Città da Vivere. Proiezioni, presepi, addobbi scintillanti, videomapping, giochi di luci e colori, oltre a un gigantesco albero di 15 metri. Tutto nel rispetto delle normative per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. In Piazza Duomo si potrà ammirare la Natività con statue di oltre un metro e un abete di 5 metri con luci coloratissime. Si inizierà nella notte dell'Immacolata con le proiezioni che trasformeranno le facciate dei palazzi storici della città in quadri di luci e colori. Su Palazzo Spada verrà proiettato con effetto dinamico la casa di marzapane con fiocchi di neve, giochi di luci e colori con una caduta di stelle in movimento sui palazzi di Piazzale Ridolfi. La facciata della chiesa di San Francesco farà da cornice alla proiezione della Sacra Famiglia, mentre all'interno della chiesa si potranno ammirare i presepi artigianali realizzati dall'associazione Tempus Vitae. In Piazza dell'Orologio, una renna dorata avvolta da stelle e cristalli di neve cadenti verrà proiettata sulla facciata dello storico Palazzo della Camera di Commercio, ad augurare Buon Natale all'intera comunità ternana. Il Festival del Cinema Città di Spello, i Borghi Umbri, le professioni del cinema non si ferma. Nonostante il duro periodo che il mondo della settima arte sta vivendo a causa della pandemia in corso, l'Associazione Culturale di Promozione Sociale Aurora APS, che organizza da 10 anni la Kermesse, sta promuovendo online tutta una serie di incontri per dare voce ai professionisti del dietro le quinte, ma non solo. Accanto alle maestranze, attenzione puntata anche sulle difficoltà che stanno affrontando gli attori e l'intero indotto. E proprio su quest'ultimo fronte verterà l'incontro in programma per domenica 29 alle 18 sulla pagina Facebook del Festival. Noi abbiamo intervistato la presidente Donatella Cocchini. L'ospite di oggi, lo vedete già inquadrato, è Donatella Cocchini. Grazie Presidente, Presidente del Festival del Cinema di Spello e tanto altro ancora. Presidente, meravigliosa città, meraviglioso festival, una pandemia drammatica dal punto di vista umanitario e sociale, ma soprattutto per il mondo della cultura in questo caso. Che cosa state facendo? Allora, vabbè, noi siamo riusciti innanzitutto a chiudere il nostro festival ad agosto, quindi già è stato importante. Dopo un'impresa, che era stata... un'impresa. Sì, è stata un'impresa perché non è facile con tutte le restrizioni che ci sono. Nel frattempo, in vista del futuro del festival, che per adesso abbiamo programmato a marzo, sperando che ci diano la possibilità di farlo, altrimenti sposteremo le date, stiamo facendo delle anteprime online. Quindi per mantenere il rapporto, questo l'avevamo già fatto quest'estate, cioè durante anche il lockdown, per mantenere il rapporto con il pubblico e quindi parlare del festival, parlare dei professionisti del cinema e trattare anche altre tematiche legate all'arte, alla cultura, che diciamo arte, cultura e turismo in questo momento sono i settori un po' più danneggiati da questa pandemia. Certo, anche perché in effetti si porta dietro un'iniziativa come la sua tantissime figure, si porta dietro ovviamente chi produce filmati, chi fa l'attività collaterale, cioè c'è tutta una catena, una filiera alla quale voi avete prestato sempre molta attenzione, Presidente, no? Sì, legato al nostro festival ci sono tutti i professionisti del cinema, sia dei davanti che dietro le quinte, esatto. Quindi un mondo enorme. Poi ci sta tutto l'indotto del territorio,
quindi tutto ciò che sono le attività commerciali, i ristoranti, i bar, gli alberghi, i noleggiatori di pullman. Quindi è un mondo vasto che noi andiamo a coinvolgere. È ovvio che se si ferma questo, fermo tutto, come adesso, i teatri stessi che sono chiusi, i cinema sono chiusi. Certo, magari no, uno di fronte a quello che è il dramma umanitario dice questa è una piccola cosa. Non è così, perché ovviamente protestano le partite IVA, protestano i lavoratori del settore della ricezione, protestano i commercianti, tutti quanti sono con le ali tarpate, ma il mondo della cultura, che sappiamo bene produce reddito, produce PIL, sta soffrendo in modo particolare. Che cosa vi arriva, tra virgolette, dal ristoro governativo? Poco, poco. Posso dire, allora, io occupo due ambiti, quello del turismo, e posso dire che il mondo del turismo è fermo da marzo. È in ginocchio. Siamo proprio in ginocchio, colleghi che magari non andranno avanti, e poi c'è tutto l'indotto. E poi nel mondo dello spettacolo, il fatto che ci sono compagnie che sono ferme non è da poco. È vero che ci sono delle produzioni in atto, ma sono le grandi produzioni, le produzioni indipendenti non possono produrre niente, né un documentario, né un corto, perché le spese per i dispositivi di sicurezza sono altissimi. Una produzione di serie TV o di film di solito fanno 3 volte a settimana il tampone per tutti. Certo. Sappiamo bene quali sono i costi, no? Più devono sanificare, quindi è... Ma pensiamo se capita che qualcuno è positivo. Se allora, poi alcune positive bloccano tutto. Certo. Senta, un'ultima battuta. Ho visto che vi state organizzando online, c'è il 29, ci ricorda perché c'è stato nell'articolo che abbiamo curato. Il 29 novembre c'è un'iniziativa un po' diversa, particolare, parliamo di arte e turismo e di quello che sarà il turismo in Umbria nel futuro. E quindi con noi ci saranno Nello Fiorucci di Incipit Consulti, ci sarà Chiara Dall'Aglio di Sviluppo Umbria e quello che io ritengo un guru della comunicazione, che è Enrico Cogno. E poi ci sarò io ovviamente a moderare e dire qualcosa della mia. Quindi cerchiamo di vedere e ipotizzare quello che potrà essere il turismo nel futuro e come dovrà essere collegato anche all'arte e alla cultura. Tutto questo da Spello, dalla meravigliosa Spello. Sì. Grazie, grazie Presidente. Ciao. Prendiamo l'appuntamento di risentirci dopo il 29. Va benissimo, grazie mille, grazie veramente. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. I derby sono sempre particolari e Perugia-Gubbio non fa eccezione. Con una prestazione basata sulla difensiva, condita dalla sofferenza e dalla fatica, sono gli egubini a gioire. Conquistano difatti il punto di cui avevano tanto bisogno. Punticino dal sapore amarognolo, insomma, per i biancorossi. Caserta sorprende tutti puntando sull'innesto di Minesso, per Bianchimano a fianco di Melchiorri in attacco e con la sola novità di Burrai in regia dal primo momento. Una imbeccata di Moscati per Melchiorri apre le danze, ma il diagonale finisce sul palo mentre il direttore di gara fischia il fuorigioco. Poi è Minesso a far svio al termine di un'azione personale, il pallone è fiacco e centrale e Cucchetti la blocca. Alla ripresa il Perugia si fa vivo, la deviazione di un difensore fa finire la sfera sul fondo, immediata replica dei rossoblù, gran tiro, ma Laccari, ma Fulignati devia in angolo. Caserta al 19° si affida al Bianchimano rafforzando in peso e in centimetri l'attacco. Bianchimano trova anche gol, ma viene annullato in fuorigioco al fischio finale sul Tegubbio, mentre il Perugia esce dal campo con il muso lungo, cercherà di rifarsi in Tirolo. Momento della gara abbiamo approcciato anche a mio avviso molto bene, creando diverse situazioni per poter fare gol. Siamo stati poco lucidi sotto porta e abbiamo il primo tempo eravamo un po' frenetici, cercavamo a volte anche di esasperare la giocata e di forzarla, soprattutto non dovevamo commettere questo errore, però poi la squadra, per la voglia di vincere, l'atteggiamento che ha avuto anche il secondo tempo, abbiamo cercato in tutti i modi di portare a casa i 3 punti. Dispiace perché abbiamo fatto, a mio avviso, una buona gara. Peccato perché volevamo, come ho detto prima, a tutti i costi ottenere 3 punti, non ci siamo riusciti, però la prestazione, a mio avviso, la squadra e i ragazzi hanno fatto tutto quello che c'era da fare, hanno
spinto tantissimo e a parte il risultato sono contento di quello che ho visto da parte dei ragazzi. Ma faccio i complimenti intanto ai ragazzi perché non era facile fare risultato qui a Perugia. Però bene, è stata una partita equilibrata, nel primo tempo loro hanno avuto un'occasione su un palla inattiva, è stato bravo Cucchietti. Noi abbiamo avuto anche un palla inattiva con un colpo di testa di Ferrini fuori, poi c'è stata un'occasione, un Pasquato che poteva far meglio e poi siamo stati bravi a soffrire, abbiamo sbagliato tanto nelle ripartenze, nel fraseggio, nel tenere palla in avanti per far salire la squadra quando eravamo un po' bassi, però sono contento perché in 4 giorni abbiamo provato un sistema diverso per contrastare il Perugia e i ragazzi, grazie alla loro disponibilità, si sono comportati benissimo. Ternana prima classificata con 7 punti di vantaggio anche sul Bari, vince contro il Teramo a Liberati e 3-0 per i rossoverdi. La squadra di Cristiano Lucarelli riesce a segnare ai biancorossi dell'ex Massimo Pace un gol in meno di tutti quelli incassati nell'intero torneo. I 3 punti presi contro i biancorossi abruzzesi secondi in classifica segnano una fuga della squadra rossoverde. Arriva a Monza il primo stop stagionale in Superlega per la Sirs Alve di Conad Perugia. I ragazzi cadono in 3-7 dopo un match nel quale i bianconeri hanno dimostrato carattere, unione e voglia di giocare, mancando certamente nel ritmo di gioco e nella condizione fisica dopo la lunga inattività. Lo dicono chiaramente i numeri della sfida con Perugia molto fallosa e poco incisiva dai 9 metri, al contrario di una Monza che ha creato non pochi grattacapi alla seconda linea perugina. Sì, ma è qualcosa che non torna in 2 giorni, eh? È chiaro che le squadre con Covid, vediamo che loro fanno perché è difficile di tornare. Io ho sempre detto che okay, è per gennaio, noi abbiamo bisogno di un mese per tornare e spero di limitare i danni e non perdere troppo, ma è normale che noi dobbiamo ritrovare un ritmo. Io ho detto sempre attenzione per le squadre che tornano, di non giocare troppo, ma noi dobbiamo giocare 5 partite, 6 partite in 3 settimane. È una sfida incredibile grande, secondo me. Sicuramente non mi sento benissimo. Non è mai una bella sensazione perdere, ma bisogna essere sinceri. Stasera loro sono stati un pelo più bravi. Dobbiamo imparare, comunque non è stato facile nemmeno per noi. Abbiamo tanti giocatori che hanno avuto Covid, poco tempo per allenarsi, ma penso che questo sono solo le scuse, adesso abbiamo altri 2-3 giorni a preparare la partita contro Milano perché una partita, va bene, ci sta anche perdere, ma 2 di fila non ci possiamo permettere. Buona la prima al Pala Barton per coach Mazzanti che trova la vittoria a punteggio pieno tra le mura amiche di Pian di Massiano. L'avvio del primo set è in equilibrio, poi Nuakalor sale l'intensità e sul 7-10 Mazzanti è costretto al time out. Al rientro Firenze scappa 8-13 grazie alla solita Nuakalor insieme a Guerra e la panchina Umbra ferma nuovamente il gioco. Gli ospiti prendono 7 punti di vantaggio, poi Perugia risale con Mlinar sul 14-18 e questa volta è Mencarelli a chiamare il minuto di sospensione. La schiacciatrice croata firma i 2 punti consecutivi che portano a contatto le padrone di casa sul 16-18. Mazzanti inserisce anche a Grifoglio e la mossa dai frutti sperati. L'aggancio arriva con Avelkova che sigla il 22 pari rendendo vano il time out richiesto dal Bisonte. Si arriva punto a punto fino a quota 24, poi la Bartoccini forti infissi trova i break giusti con Colas ed Ortolani e mette a terra la palla del 26-24 che termina il set. Nel secondo parziale Firenze scatta e va sul 6-9 con una schiacciata potentissima di Nuakalor. Perugia si avvicina a 8-10 con Avelkova, poi il Bisonte carica fino al 9-14 ed invita la panchina di casa a fermare il gioco. Carcases torna in campo al posto di Mlinar, ma le ospiti allungano sul 10-16 con il servizio vincente di Panteoni. La cubana e Ortolani combinano per il 12-16, Perugia continua ad avere i problemi in ricezione e Mazzanti decide per il doppio cambio. Di Giulio riprende il posto di Agrifoglio in cabina di regia ed Angeloni rileva Velkova. L'errore di Calcases consegna il 13-21 a Firenze, la strada è ben delineata e l'invasione perugina espleta la formalità sul 16-25. Il terzo set parte con le 2 squadre che si studiano, poi Firenze allunga quando Van Gestel confeziona il 4-7 e la panchina Umbra vuole parlarci chiaro e chiama il time out. Alla ripresa del gioco il copione non cambia, Mazzanti sostituisce la palleggiatrice, Agrifoglio entra per Di Giulio, ma le Umbre si complicano la vita sbagliando 2 servizi di fila, poi Ortolani e il muro ci mettono una pezza ed è 11-14.
Torna in campo Angeloni, ma il Bisonte corre verso il 12-18. Perugia si riavvicina sul 16-19 e questa volta è Mencarelli a fermare la partita. Al rientro in campo Avelkova sbaglia due volte, permettendo a Firenze di allungare 17-21. A questo punto Perugia si compatta e trova un'altra rimonta. Ortolani, Angeloni e l'invasione di Firenze rimettono la frazione in equilibrio e la panchina toscana è costretta al time-out sul 20-21. Belian non trema e mette a terra il 20-22, poi un errore in battuta del Bisonte e Angeloni impattano a quota 22. Iniziano di fatti i vantaggi fino al 27, poi l'allungo decisivo di Perugia arriva con Ortolani ed Angeloni ed è proprio la capitana perugina a mettere a terra la palla del 29-27 che chiude la frazione. L'inizio del quarto set sorride alla Bartocini forte in fissi Perugia che si porta sul 6-2 con Ortolani, Mencarelli non ci sta e chiama il time out. Continua il monologo di Perugia che scappa sull'11-2 con un errore delle ospiti, tre punti di Rigiulo ed Albrecht. La panchina di Firenze è costretta ancora una volta a fermare il gioco per l'ultima volta. Alle ragazze di casa riesce tutto facile, ancora di Giulio Angeloni firmano il 14-3. La reazione del Bisonte non arriva e per la squadra di Mazzanti è tutto facile. L'errore di Nwehomu consegna il 25-9 di tre punti alle padrone di casa. Io sono felicissima perché ci servivano questi punti come l'oro. Io amo questa squadra e vabbè, quindi sono felice di essere riuscita a contribuire per la vittoria. Un'altra domenica di grande sport all'Autodromo dell'Umbria, dove si è svolta la 21esima edizione delle due ore storiche Trofeo Anchise Bartoli, gara di durata valida come prova del campionato italiano autostoriche. La corsa si è svolta all'insegna di una fredda ma soleggiata giornata autunnale e come di consueto i concorrenti hanno affrontato la sfida da due ore di percorrenza suddivisi in due gruppi. La sfida delle piccole ma ruggenti autostoriche competitive da corsa ha visto replicarsi la vittoria, come nel 2019, della Ginetta guidata alternativamente da Matteo Panini e Andrea Biegreffi, che si sono aggiudicati anche il successo nel primo raggruppamento. A seguire l'intramontabile Toby in solitaria su Opel Kadett GTE e Rigoni in trio con Giovannini, Gilles e Thomas, mentre nel secondo raggruppamento il migliore è stato Gabriele Crocchini. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Ultima settimana di novembre che si aprirà con tempo stabile in Italia grazie a un campo di alta pressione disteso sul Mediterraneo. Il flusso perturbato atlantico scorrerà invece più a nord con diversi vortici depressionari tra Islanda e Scandinavia. Per la metà della settimana sia il modello GFS che l'europeo CMWF mostrano una saccatura allungarsi verso la penisola iberica. Per il modello americano entro l'ultimo weekend del mese questa potrebbe anche muoversi verso est portando un po' di maltempo sull'Italia, specie al sud. Di diverso avviso l'europeo che mostra la goccia scendere sull'Africa e l'anticiclone rimanere ancora sul Mediterraneo centrale. Niente di particolare in vista anche sul lungo termine se non qualche impulso atlantico che potrebbe raggiungere anche l'Italia. Trattandosi di tendenze seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.